Gep 2019, ci troviamo allo stand di Naturera Polot 1882, nel quale sono compresi tanti altri marchi: General Fruit, Granulati Italia, Gelati Italia e così via. Siamo in compagnia di Maurizio Pinfildi, responsabile commerciale Oreca per Granulati Italia. Ciao Maurizio, bentornato. Grazie Fabio, anche quest'anno grazie per la tua disponibilità di essere venuto nel nostro stand e soprattutto agli amici di Oreca News che ci seguono. Ormai abbiamo fatto parecchia strada, se non ti ricordi bene, sono già il terzo anno che ci vediamo. Quest'anno ci presentiamo con uno stand ancora più grande, abbiamo superato i 550 metri quadri di superficie, con tutti i marchi naturalmente che tu hai elencato e la nostra brava divisione Oreca. Quest'anno è stato un anno abbastanza difficile, come qualcuno ti avrà detto, non è stato un anno facile, però fortunatamente abbiamo chiuso tutti gli obiettivi. Il nostro ginseng, come ti dissi già in altre interviste, ha preso sempre più posizioni e linee di mercato. Per quanto riguarda le quote di mercato, le abbiamo ancora aumentate. Poi voglio dare un'ultima informativa, poi per passare la voce all'amico Cristiano. Quest'anno ci presentiamo con la linea Capsule Sistema Dolce Gusto in Espresso, una gamma molto ampia con oltre 10 gusti e abbiamo fatto veramente boom, perché in pochi mesi abbiamo superato 3 milioni di capsule vendute, ma veramente in 2 mesi. Siamo stati molto bravi a fare un prodotto naturalmente che ad alta solubilità, che non rimane all'interno della capsula. Come tu ben sai, noi le facciamo a private label, quindi siamo in produzione per tanti con il nostro prodotto e siamo veramente felici di quest'altra scelta che fortunatamente ci aiuta a raggiungere la pensione. Tu sai che adesso con le nuove leggi forse tra qualche anno ci arriveremo, non si sa se ci arriviamo. Con questo voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito. Noi siamo sempre qui al padiglione C3 della grande fiera di Rimini SIGEP, sempre più un casino, è vero, quest'anno non parliamo col traffico, e passiamo la linea alla nuova generazione, che sono felice perché il presidente mi ha dato un compito importante, quello di presentare la nuova generazione che sarà il futuro di questa azienda, con il figlio di Giuseppe Locchis, il nostro presidente del canale General Fruit, soprattutto il signor Cristiano Locchis. Sono stato veloce, quindi... Veloce, il Maurizio Pinfildi Show termina qui. Passiamo dunque, grazie Maurizio per la tua tradizionale e immancabile simpatia. Presentiamo dunque Cristiano Locchis. Cristiano, tu ti occupi del marketing e della sezione commerciale per l'estero per Naturera Polot 1882. Esattamente, innanzitutto grazie, sono onorato di fare questa seconda, in realtà non prima, seconda intervista per Naturera Polot 1882 per il canale Oreca TV. È una fiera molto importante, l'abbiamo capito fin dal primo anno in cui abbiamo partecipato, ovvero l'anno scorso. È una fiera nella quale stiamo ripresentando un concept di non solo di prodotti per la caffetteria, ma un vero e proprio concept di caffetteria, proprio come un coffee shop. Sono prodotti che sempre di più stanno prendendo piede anche nel mercato italiano, grazie alle nuove tendenze internazionali. È un anno dove abbiamo portato più di un professionista che possa aiutarci a spiegare direttamente ai veri e propri professionisti che tutti i giorni lavorano con questi prodotti appunto le nostre specialità, che possono accompagnare tutte le preparazioni a base di caffè, latte e acqua. Quest'anno soprattutto andiamo a presentare una linea di purè di frutta al 90%, che non sono come dire, una soluzione per un preparato con un più elevato contenuto di frutta, una soluzione al preparato per cocktail, ma è una vera e propria soluzione per poter sostituire la frutta fresca, che in tanti casi si può considerare un punto dolente per le varie strutture ricettive come gli hotel, i ristoranti o gli stessi bar. Quindi date un apporto qualitativo assolutamente importante proprio in questo comparto, dove intanto c'è una certa carenza e una maggior esigenza da parte del consumatore finale. Esatto, assolutamente sì. Sempre di più i barman, i bartender, i baristi in generale prendono sempre più importanza e ricercano
ogni giorno nuovi prodotti con qualità alta e soprattutto una standardizzazione del prodotto, in modo tale da non poter tutti i giorni cambiare ricetta o cambiare preparazione, che porta solo ad una pecca, ovvero alla perdita del cliente. Ecco, quelli che vedevate negli scorsi minuti sono proprio i prodotti realizzati per questa linea, insieme ai cocktail, insieme a coloro che con, devo dire, grande maestria riescono a unire i vari componenti per riuscire poi a esprimere il meglio dei vostri prodotti. Cristiano, grazie. Grazie a voi, grazie mille. Grazie davvero. Maurizio, grazie anche a te. Grazie sempre a te e a tutti gli amici di Oreca News. Seguite Fabio, che è un caro amico. Beh, lui, no, non lo nascondo, talvolta mi chiedo se non sia il caso di commissionargli qualche intervista, perché è diventato bravissimo con microfono e telecamera. Saluta tutti loro. Tanti saluti a tutti e arrivederci e vediamoci sempre qui al SIGEP 2019, stand C3. Qua per darvi un bel gelato, uno yogurt, un cocktail e tutto quello che magnificamente ha spiegato l'amico Cristiano. Come diceva Sofia Loren in un noto spot, accattatavillo. Ciao Cristiano, ciao Maurizio, amici, non andate via perché noi torniamo tra pochissimo con altre novità presentate in questa 40ª edizione della Fiera Riminese del gelato, della pasticceria, della panificazione e del cioccolato.